Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube da un influenzatissimo Riberoski. Perdonatemi se sto video e forse anche i prossimi sentirete una voce non proprio delle migliori, ma sto freddo mi ha colpito nel peggiore dei modi. Un giorno stavo a mezze maniche, il giorno dopo ho dovuto cacciare i maglioni e mettere il piumone sul letto e sta cosa è stata fatale, quindi teniamo botta, però perdonate la voce un po' rauca che sicuramente non è delle migliori. Detto questo, vi avevo accennato durante il video del tutorial del Driven Shot che quest'anno è ritornata tanto 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 utile una meccanica che era stata introdotta su FIFA 19, ossia il famigerato timed finishing, noto anche come finalizzazione a tempo. In particolare è una meccanica che è molto molto utile in diverse situazioni di gioco che andremo a vedere all'interno di questo video. Quindi non solo vi faccio vedere come attivarla, come poterla sfruttare, eccetera, eccetera, ma anche qual è la situazione di gioco migliore con la quale appunto sfruttare il timed finishing. Detto questo, non perdiamoci troppo in chiacchiere, andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Quindi, fondamentale, dicevo, per quanto riguarda il timed finishing, innanzitutto è attivarlo dalle impostazioni, perché non tutti magari lo avete attivo. Quindi andiamo nella famigerata personalizzazione dei comandi, tanto chiacchierata, e scorriamo a quella che è la voce finalizzazione a tempo e vedete che si può spuntare no oppure sì. Cosa ci dice? Premendo due volte il comando per il tiro quando calci in porta, si attiva la finalizzazione a tempo. La precisione e il tempismo con cui premi il comando la seconda volta determinano l'impatto con la palla. I tiri effettuati con tempismo perfetto saranno più precisi e potenti. Quelli con tempismo scarso avranno più possibilità di mancare il bersaglio. Quindi, come si esegue il timed finishing? Non è altro che una doppia pressione del tasto del tiro. Mi avete chiesto diverse volte, ma come deve essere questa pressione? Bisogna andare a schiacciare con intensità, eccetera? No. Semplicemente bisogna andare a schiacciare il tasto del tiro con quello che è la potenza che si vuole imprimere al tiro. E poi bisogna andare a calibrare quello che è il secondo tap per attivare il timed finishing. Perché dico calibrare? Perché non è altro che un tempismo che va preso all'interno di una finestra temporale, che all'inizio, quando fu introdotto su FIFA 19, era di 1,8 secondi. Quindi era molto molto facile prendere il timed perché praticamente avevi 2 secondi a disposizione di tempo. Su FIFA 20 e su FIFA 21 invece questa finestra è stata enormemente compressa ad 1,2 secondi e anche se si prendeva il timed verde, insomma, ricorderete bene che non è che si avevano questi gran benefici. Su FIFA 22 invece è stato riportato ad una finestra comunque di mezzo, 1,6, che si avvicina molto a quello che era il tempismo di FIFA 19 e difatti quest'anno comunque i verdi si riescono a prendere. Perché dico i verdi? Perché il timed finishing può essere di 3-4 tipi essenzialmente, ossia verde, il tempismo perfetto che farà uscire un tempismo e un tiro più preciso e potente, come dice qui anche nel comando. Il tempismo giallo, nel momento in cui io ho schiacciato con un po' di anticipo rispetto al tempismo perfetto che farà uscire un tiro non estremamente preciso. Il tempismo rosso, che appunto è nel momento in cui io schiaccio veramente troppo presto la seconda volta e uscirà un tiro veramente inutile. E poi il tempismo bianco, che è una sorta di tempismo bonus, perché non è altro che un tiro nel quale il timed non ha minimamente impattato, perché è stato fatto in questo caso troppo tardi il secondo tap, e quindi non è altro che un tiro normale, quello che ne è venuto fuori. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, a grosse linee la teoria su quanto riguarda il timed finishing. Quindi innanzitutto fondamentale attivarlo dalle impostazioni, altrimenti non riuscirete a utilizzarlo. Per quanto riguarda invece quella che è la pratica relativa al timed finishing, io quest'anno consiglio di utilizzarlo praticamente per tutte le conclusioni, sia da fuori area che dall'interno dell'area, come vi ho fatto vedere per il Driven Shot, perché danno veramente un boost incredibile alla possibilità di andare in rete, soprattutto considerati i portieri di quest'anno, che comunque vuoi o non vuoi fanno il loro. Io adesso, a causa dei nostri amici della EA che fanno scherzetti, non so se questo video uscirà pre o post patch, però tutte le situazioni che andremo a vedere saranno secondo me
estremamente insomma attuali, perché anche nel momento in cui la patch andasse effettivamente a toccare i tiri a giro, come vi ho detto nel video dedicato, in realtà non sono stati depotenziati i tiri, ma sono stati potenziati i portieri con alcune animazioni. Quindi, sulla base anche di quelle che sono le clip degli utenti di PC che già hanno provato con mano loro la patch e mi hanno fatto vedere dei video, ho visto che i tiri a giro che andremo a vedere adesso, fatti con timed dalle giuste zolle, si insaccano che è un amore. La modifica più grossa sui portieri sia più che altro all'interno dell'area dove non sono più Spider-Man e Superman. Quindi, fatta questa grossissima premessa, io vi dico che insomma andiamo a vedere delle situazioni che comunque saranno estremamente utili. Quindi, senza ulteriori indugi, andiamo a vedere quello di cui sto parlando. Quindi, in questo caso, io mi ritrovo con Messi, palla tra i piedi, però una grandissima premessa è che il timed finishing aiuta un sacco a finalizzare anche a giocatori estremamente insospettabili. Ho fatto dei gol, soprattutto nei draft, ma con giocatoracci, Lo Celso, Fred, Kanté, che paradossalmente è un ottimo giocatore, ma sicuramente non ha questo gran tiro, difensori, Ake, Theo Hernandez, Mendy, roba allucinante. Quindi è una sorta di boost anche a quella che è proprio la potenza tiro, la realizzazione, la finalizzazione di praticamente tutti i giocatori. Quindi per questo vi dico che è assolutamente fondamentale. Quindi ora in questo momento mi trovo con Messi, palla al piede. Mi ritrovo in questa zona che è praticamente quella della zolla magica per poter scagliare questo tiro a giro. E appunto vado a calciare verso la porta. Come potete vedere, in questo momento esce un triangolino bianco sulla testa di Messi. E cosa è successo? Ho preso il tempismo troppo in ritardo, quindi questo è un tiro normale. Vedete che infatti la parabola è una parabola arcuata, un po' a palombella che si va a insaccare, però è un tiro normalissimo. Anche qui, come potete vedere, si viene ad attivare nuovamente questo triangolino bianco. Quindi ancora una volta ho preso il tempismo troppo in ritardo, la palla si va ad insaccare, però in effetti non si vede questo reale boost alla conclusione, anche se io vi posso dire il tiro fatto con il timed bianco rispetto al tiro normale, io ho riscontrato che entra molto più spesso di un tiro normale senza neanche aver provato a fare il timed. Qui invece possiamo vedere esattamente quello di cui stavo parlando. Mi ritrovo con Neymar in una posizione anche abbastanza centrale, piede mancino, palla, anzi no, palla ancora per Messi al limite dell'area, carico ancora una volta il mancino, stavolta vedete il triangolo è verde, quindi prendo il tempismo giusto e guardate che tiro che ne... Scusatemi la tosse, raga. E guardatemi che tiro ne viene fuori, un tiro molto potente, molto preciso e molto teso, che si va a insaccare anche qui alle spalle del portiere. Quindi questo che diciamo sui tiri a giro sembra essere estremamente fondamentale, in realtà adesso vi faccio vedere che risulta essere veramente OP anche sui tiri di potenza. Guardate qui, all'interno dell'area di rigore, sul destro di Messi, un tiro che probabilmente non avrebbe trovato fortune, considerata la posizione. Vado a fare il timed finishing, anche in questo caso verde, la palla si va a insaccare praticamente all'angolino baciando il palo. Quindi vedete come si ottenga un boost. Ancora una volta, qui buildo la solita azione, palla ancora per Messi, stavolta il timed è bianco, come potete vedere, vi faccio vedere il momento in cui Messi impatta il pallone, vedete? Ma la palla si va a insaccare lo stesso all'interno della porta avversaria. Ancora una volta, qui invece la palla è per Cristiano Ronaldo, ancora una volta il timed è bianco, ma la palla prende sempre sta traiettoria comunque più a palombella e va in porta. Qui ancora invece la palla per Ronaldo, sempre sul destro, sempre col bianco che si insacca. Questo perché vi faccio vedere tutti i bianchi prima dei verdi? Perché per dimostrarvi che il tentare il timed alle volte è molto 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 buono, anche se non si prende il verde. Tant'è vero che spesso entrano anche dei tiri gialli, ma alle volte anche dei tiri rossi, quindi tentare non nuoce e comunque riuscite a prendere un discreto boost. Qui in questa situazione recupero palla con Mbappé, la palla viene ceduta a Ronaldo per l'ennesima volta, timed bianco e vedete la palla come vola praticamente all'angolino. Qui invece in quest'ultima situazione, palla sempre per Cristiano, il timed è verde e vedete qui come la palla si va a insaccare in maniera perfetta all'angolino con questo tiro molto più potente. Adesso la domanda verrà spontanea e io lo capisco perfettamente. Come si prende il timed finishing verde? Allora, la risposta è molto semplice. Come
Come vi ho detto, voi avete questa finestra temporale di 1,6 secondi per schiacciare la seconda volta il tasto del tiro. Il modo migliore, secondo me, che avete per allenarvi è quello di farlo in calcio d'inizio o squad battles, perché praticamente avete un'esperienza di gioco che è comunque quella online, ma sull'offline. Quindi voi potete calibrare bene quello che è il tempismo. Tempismo che varia non solo a seconda dei giocatori, ma anche a seconda dei tiri e a seconda delle situazioni. Perché spesso e volentieri vi capita che magari il giocatore ha controllato male il pallone, voi siete abituati a fare quel tempismo e prendete rosso. Perché la finestra, infatti, temporale è caricare in questo caso il tiro e poi schiacciare praticamente la seconda volta il tasto del tiro quando il giocatore sta per colpire il pallone, più o meno in questo momento qua. Però vedrete che più lo farete il timed finishing, più lo proverete a fare, più prenderete verdi, gialli, rossi, rossi, gialli, gialli e poi inizierete a prendere verdi, raga, vi verrà automatico, si chiama memoria muscolare, una roba che funziona tanto in alcuni sport e anche per questa meccanica. È una roba che una volta che entra nel cervello voi non ci penserete neanche più, i verdi usciranno a profusione. In particolar modo potete anche andare ad attivare attraverso quello che è il FIFA Trainer, in questo caso, quello che è la barretta della finalizzazione. Se voi attivate il FIFA Trainer e poi in partita lo andate a personalizzare, c'è scritto indicatore di tiro. Io onestamente non ve lo consiglio perché è meglio che voi prendiate il tempismo senza riferimenti, così lo prendete subito, perché se no una volta che poi togliete la barra vi sembrerà di ripartire da zero. Quindi io vi consiglio di mettere il FIFA Trainer no e di fare semplicemente tanta tanta pratica. In linea di massima calcolate che avete questa 1,6 frazione di secondo per poter rischiacciare il tasto del timed finishing. E in seconda battuta, più o meno quando sta andando a colpire il giocatore la palla con il piede. Quindi mi raccomando, focalizzate bene questi aspetti qua. Quindi, ragazzi, per quanto riguarda questo video è tutto. Fatemi sapere che ne pensate, fate sapere se soprattutto state già provando a masterare questa meccanica. Dal vostro Liberoschi è tutto. In descrizione trovate i link per le live giornaliere sulla piattaforma Viola, più tutti i vari partners. Io vi auguro una buona giornata, statemi bene, ciao ragazzi!